Pues directamente desde Italia tenemos a Filippo Pieri. Antes de hacerle la pregunta, lo que quiero es que haga una breve presentación de quiénes sois, venís de una región. Quindi, magari prima di rispondere alla domanda, fare una piccola presentazione di chi siamo. Venite da una regione che è molto prossima, la sentiamo molto prossima perché compartimos inquietudes nel tema ceramico, nel tema della industria. Sono regioni anche simili. Soy lo más parecido a nosotros. Sì, sì. Ok. ¿Quiénes sois? Chi siete? Ok, tanto buongiorno a tutti e a tutte, è un piacere essere qui un'altra volta perché è un ritorno gradito. Ringrazio Ughete e Ismaella con cui c'è un rapporto di amicizia consolidato da un po' di tempo. Entonces, primeramente buenos días a todas y todos. Es un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras porque es un retorno, porque hace poco también estuvimos con Filippo, estuvo aquí en visita, y agradece a UGT, el País Valenciano, y a Ismael para la invitación. Io sono il segretario generale della CISL Emilia-Romagna, una regione con cui abbiamo rapporti insieme appunto a Valencia, alla regione di Valencia, e una regione, quella dell'Emilia-Romagna, che è collocata anche geograficamente in una posizione centrale della nostra Italia. È una regione che è caratterizzata da una forte presenza dell'industria manifatturiera e in particolar modo alcuni, diciamo, filiere produttive importanti come quella dell'automotive, come quella del packaging, come distretti delle ceramiche, come il biomedicale, dove c'è una buona percentuale di occupazione fra le migliori a livello italiano e allineate ovviamente alle grandi regioni produttive europee. Filippo es secretario general de la central sindical CISL de la región de Emilia-Romagna, que como se decía es una región muy cercana con la comunidad valenciana y se pone la región de Emilia-Romagna en el centro, digamos, es céntrica, más que todo en el centro norte, pero es céntrica en Italia por su tejido productivo. Es una región que alberga muchas empresas transformadoras, industriales. Y los sectores productivos principales son el sector de la cerámica, del auto, todas las componentes del automotive, del packaging, todo lo que se refiere a los embalajes, y tiene un índice de producción, pero también de empleo muy, muy alto, entre los mejores que hay en Italia. En la nuestra región c'è anche una importante tradizione sindacale e di dialogo anche sociale con le istituzioni e diciamo che c'è anche un'esperienza sociale molto diffusa e molto sentita. E anche all'interno, diciamo, dell'Italia, ho sentito prima gli interventi che mi hanno preceduto, ci sono grosse differenze fra le varie regioni. E quindi la nostra è una probabilmente delle più avanzate sia dal punto di vista economico-produttivo ma anche dal punto di vista dei servizi sociali, delle relazioni anche sociali che ci permette di godere, diciamo così, di una situazione di benessere abbastanza diffusa. È una regione che tiene una storia di tradizioni de diálogo social muy, muy importante, una fuerte representatividad de los sindicatos de trabajadores, pero también de todo un tejido social de asociacionismo, cooperativas muy, muy, muy fuerte y que caracteriza un poco nuestra región. Y antes también cuando Mario mencionaba las diferencias entre los países de la Unión Europea, sabe que también en Italia hay grandes diferencias entre las regiones italianas, ¿no? Y la nuestra se coloca entre las regiones que, aparte del tema del trabajo, del empleo, de las empresas,
también hay servicios sociales, servicios sanitarios, muy, servicios educativos muy buenos. Entonces, afortunadamente estamos en una región de bienestar, donde que también es fruto de este diálogo social y de la participación de los actores sociales al gobierno. Y dicho esto, tenemos referencia de que en Italia hay un importante debate entre las fuerzas políticas, pero también entre las organizaciones sindicales, respecto a la propuesta de introducción de un salario mínimo por ley. ¿Esta circunstancia nos puede ayudar a entender mejor cuál es la situación actual y cuáles son las motivaciones de ambas partes? Sí. È una discussione, un dibattito che purtroppo, dico io, è stato viziato da, come sempre succede nel nostro paese, da delle, diciamo così, questioni politiche e di schieramento. La CISL, il mio sindacato, non è contrario al salario minimo, come magari può apparire in alcuni articoli di giornale, ma è favorevole alla istituzione di un salario minimo che sia previsto e determinato dai contratti di lavoro. Entonces, sí, esta discusión lamentablemente ha sido un poco manipulada también del discurso político y de los políticos que han entrado en el tema, porque la central sindical CISL no es que está en contra de la introducción del salario mínimo, está a favor de un salario mínimo que sea definido a través de los acuerdos colectivos, la negociación entre los actores sociales. Y en cambio, de la otra parte, era la introducción de un salario mínimo por ley. La stessa directiva europea che è stata discussa e approvata ha come obiettivo principale non quello di inserire e prevedere un salario minimo, ma quello di innalzare ovviamente il ruolo della contrattazione collettiva. La misma direttiva europea non dice che si tiene che definire per lei, dice che si tiene che ampliare la copertura della contrattazione collettiva a la mayoría, a la totalidad de los trabajadores, para que todos puedan tener un salario mínimo definido, seguro. E la stessa direttiva prevede e raccomanda l'inserimento di un salario minimo di legge solo per i paesi che hanno una copertura contrattuale inferiore all'80%. Y la direttiva recomienda me empuja para que los países donde no hay una cobertura, donde los trabajadores no tienen una cobertura de los contratos colectivos nacionales de encima de los 80%. Del 80%, ahí sí se tiene que intervenir por ley para que se pueda definir un salario mínimo. In Italia la copertura contrattuale dei lavoratori in base alla contrattazione nazionale, in base alle analisi, agli vari studi, si aggira attorno al 93-97% di copertura. In Italia, los acuerdos colectivos de trabajo llegan a entre los 93-97% de los trabajadores, según las diferentes investigaciones, ¿no? Los institutos que hacen. Entonces, la cobertura es muy, muy amplia. Questo non vuol dire che in Italia non ci sia un problema di lavoro povero, lavoro diciamo poco retribuito, ed è per questo che noi come CISL sosteniamo che più che un salario minimo serve un salario dignitoso. Entonces, eso no significa que esta extensión de los acuerdos colectivos no significa que no hay trabajadores pobres, ¿no? Que hay trabajo pobre. Entonces, lo que la CISL es propone no es solamente hablar de trabajo de salario mínimo, sino de trabajo de salario digno, entonces que se pueda mejorar
il salario para que no tengan tantos trabajadores pobres. Anche perché crediamo che le motivazioni, le ragioni di un salario povero, come succede e interessano anche una fetta di lavoratori italiani, non sia dovuta all'assenza di un salario minimo per legge, ma sia dovuta a ben altre condizioni, al fatto che ci siano per esempio con tanti contratti part-time involontari, poche ore lavorate, abusi negli stage, nei tirocini, non so adesso come si può tradurre, lavoro irregolare e lavoro nero, precarietà e situazioni diciamo poco chiare dal punto di vista della regolarità del rapporto di lavoro. E questo per acclarare che quando si parla di salario digno, perché quando hay trabajo pobre no es porque no se aplica un salario, es que hay formas de no aplicación de los acuerdos colectivos o que hay mucho trabajo a tiempo parcial, involuntario, no, o trabajo irregular. Entonces son estas formas que hacen que se perjudica en realidad el salario de los trabajadores, que no es porque el salario horario no está bien, es que hay otras formas de para perjudicar el salario de los trabajadores. Muchas gracias. Vamos un poco más a las relaciones sindicatos, trabajadores, diálogo social. Y en este caso quiero que Filippo nos cuente, bueno, la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores, la central que usted representa, está muy comprometida con la presentación de una ley de iniciativa popular para ampliar la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. ¿Nos puede indicar cuáles son los puntos fuertes de esta propuesta de ley y por qué es tan importante para la central sindical que usted representa? Sí. Come CISL abbiamo, a livello nazionale, abbiamo deciso di intraprendere questa proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici alla vita dell'azienda, all'organizzazione aziendale. Oltretutto è una iniziativa che porta anche a un'applicazione di un dettato costituzionale che è contenuto appunto nell'articolo 46 della nostra Costituzione, mai attuato finora. Y sí, la central sindical CISL está en una campaña para promover una ley de iniciativa popular para la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la gestión de las empresas, que es algo que también está en un artículo de nuestra Constitución, que el artículo 46, que nunca tuvo actuación hasta ahora. La Constitución es la misma desde el 46, entonces varios años. Sí, abbiamo deciso di farlo adesso perché crediamo che siano maturi i tempi per poter dare una cornice, una sorta di regole che possono facilitare e sostenere la partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici all'organizzazione dell'azienda. La Costituzione, che si diceva è del 1948, siamo ai 75 anni e non è che da quella data non è stato fatto niente, ci sono diverse esperienze anche in Italia di partecipazione grazie ovviamente alla contrattazione aziendale che ha fatto alcune sperimentazioni. Entonces, la proposta è para che haya una ley, se introduzca una ley che defina il marco giuridico e legal para la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Eso quiere para promover ese tipo de experiencias, porque sí hay experiencias de participación de los trabajadores, pero eso se da solamente a través de los acuerdos, de los convenios colectivos, algunos convenios colectivos o convenios de empresa, y no está definido por la ley. Como se decía, la Constitución fue adoptada y votada en 1948, entonces son 75 años, pero no, de ahí no se ha dado una ley que pueda actuar el artículo constitucional, solamente experiencias, digamos, que vienen del convenio colectivo y acuerdos entre sindicatos y empresas. La nostra proposta di legge di iniziativa popolare prevede
quattro tipi di partecipazione ed è una legge di sostegno, non prevede nessun obbligo e nessun vincolo di applicare la partecipazione, ma prevede solo degli incentivi, dei sostegni e un quadro giuridico che possa ovviamente concretizzarla. La proposta di lei, di iniziativa popolare, prevede quattro forme differenti di partecipazione dei lavoratori alla impresa e non tiene nessun tipo di obbligazione, o sea, non va a tenere obbligazioni per le imprese, sino che va a prever sistemas de incentivos y de formas de incentivos para que se pueda aplicar y para introducir formas de participación de los trabajadores y las trabajadoras. Le quattro, diciamo, proposte di partecipazione, le diciamo molto molto velocemente. In forma molto resumida, estas cuatro formas serían. La partecipazione gestionale con la presenza dei lavoratori o delle lavoratrici o dei loro rappresentanti nei consigli di amministrazione o nei comitati di sorveglianza. Entonces, la prima è la partecipazione dei lavoratori nei consigli di amministrazione delle imprese. Trabajadores o representantes de los trabajadores. La seconda è un tipo di partecipazione economico-finanziaria con sostanzialmente una copartecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa, compreso anche l'azionariato, diciamo, diffuso, quindi della proprietà. La seconda è una partecipazione economica e finanziaria, la partecipazione dei trabajadores, entonces también en la ripartizione delle utilidades delle imprese. La terza partecipazione che prevediamo è quella di tipo organizzativo, cioè quindi la partecipazione dei lavoratori e coinvolgimento diretto nelle decisioni sull'organizzazione del lavoro, processi di miglioramento, le condizioni, salute e sicurezza, questi temi qua, con un coinvolgimento diretto e, diciamo così, organizzato dentro l'azienda. La terza è una forma di partecipazione in diretta en la parte de organización del trabajo, la organización de las empresas, donde se incluye también el tema de la salud laboral, de los turnos, de la gestión del empleo, de las jornadas y todo eso. La cuarta y la última es una participación consultiva, quindi un confronto preventivo con i lavoratori e le lavoratrici sulle decisioni strategiche che riguardano il futuro delle aziende, questo per prevenire anche situazioni, diciamo così, di scelte che possono mettere a rischio la sopravvivenza dell'azienda o la perdita di posti di lavoro. E la quarta forma è una forma di partecipazione in aspetti strategici, no? di strategia della impresa in suo posizionamento nel mercato, di competitività e è algo che tiene a che vedere con il futuro, no, della impresa. Solo su questo ultimo punto, quello con punto consultivo, si prevede nella nostra proposta di legge un obbligo per le aziende che sono a partecipazione pubblica, quindi dove c'è un capitale pubblico, quindi in questo caso c'è un obbligo di questo tipo di partecipazione. In questa ultima forma, nella proposta di legge si prevede la obbligazione per le imprese che tienen un percentuale di capitale pubblico. E noi crediamo, per chiudere, che con questa proposta di legge, che la partecipazione sia la strada giusta per provare a favorire crescita e sviluppo, ma anche per aumentare la produttività di cui si parlava prima, che parlava anche Ismael, ma soprattutto anche la qualità del lavoro. E poi siamo convinti che con questa strada si possa anche creare maggiore ricchezza per favorire quella possibilità di ridistribuzione, diciamo, e anche di condizioni migliori di lavoro, anche ragionando eventualmente con questo aspetto che si diceva di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. E per concludere, la proposta di lei per la CISL è molto importante perché credo che va nella direzione di una maggior partecipazione dei lavoratori nelle decisioni delle imprese, però anche nel futuro delle sue proprie imprese, una partecipazione alle utilità, un miglioramento del sistema produttivo e organizzativo, lo che si parlava prima, anche delle giornate, della salute e sicurezza nel luogo di lavoro, tutto questo, quindi che possa servire per migliorare il sistema de produttivo, però anche di benestare dentro della stessa impresa, inclusive anche il tema
de salario o de redistribución de las utilidades que se dan a través de la traducción. Sí, creo que sea anche un segnale importante in una fase dove la partecipazione in generale dei cittadini alla vita pubblica, noi in Italia abbiamo registrato negli ultimi anni anche una minor partecipazione per esempio alle elezioni politiche, e possa anche essere questo qui uno stimolo per coinvolgere di più le persone in una fase dove, diciamo così, l'individualismo, l'egoismo, i populismi stanno trionfando e invece si cerca in questo modo di avere una partecipazione collettiva. E tiene altro aspetto importante che della ley es este tema della partecipazione, che quiere essere un stimolo per la partecipazione, in questo caso dei lavoratori, però in un momento dove, che viene già desde hace tiempo in Italia, por ejemplo, stiamo perdendo la partecipazione de los ciudadanos, por ejemplo, en los momentos electorales o en la vida política o en la participación de la gente en el gobierno de sus comunidades, y eso de proponer una participación de los trabajadores en la vida de la empresa también quiere ser un estímulo para que los ciudadanos vuelvan, digamos, a asumir sus propias responsabilidades también en la participación de la gestión pública o en este caso de la gestión de las empresas. Uh-huh. Gracias. Muchas gracias. ¿Dónde queda la transición ecológica? Filippo, hemos hablado de Europa, hemos hablado de relaciones laborales, hemos hablado de salario europeo, hemos hablado de las relaciones que tenemos con la empresa, trabajadores, empresarios. ¿Dónde, qué papel tiene y cómo se traduce los desafíos que tenemos por delante a la hora de encarar la transición ecológica? ¿Cómo la colloquiamo? ¿Qué vuol dire? Beh, tanto questo è sicuramente uno dei temi fondamentali per quel che riguarda il futuro, credo, delle nostre comunità. Il tema ambientale è un tema centrale. La nostra regione, l'Emilia-Romagna, anzi proprio i territori da cui io provengo, qualche mese fa sono stati colpiti da una grande alluvione che ha provocato alcuni morti e soprattutto ha creato anche un danno economico alle abitazioni, alle aziende, alle attività produttive. Si parla di quasi 9 miliardi di euro di danni all'economia e alle abitazioni dei cittadini del territorio romagnolo. Quindi non possiamo non affrontare questo tema della gestione, della difesa dell'ambiente in un contesto di sostenibilità ambientale da una parte, ma sociale dall'altra. E por supuesto este tema es muy, muy importante y decisivo, y el tema de la defensa del medio ambiente es imprescindible nel mundo attuale. Nosotros, nuestra región de Emilia-Romagna, en especial la zona de la región de nuestra región de Romagna, que es la que está cerca del mar Adriático, que es donde vive también Filippo, ha sido afectada este año por una aluvión, un episodio de aluvional muy de lluvias intensas y extraordinarias que nunca se había producido, que ha afectado el territorio con algunos muertos, muchos que han salido de su casa, y se estima 9.000 millones de euros de daños provocados por la lluvias y los ríos que han salido del curso. Quindi credo che non si può, da un certo punto di vista, negare i cambiamenti climatici. Dobbiamo intervenire nel ridurre ovviamente il rischio climatico, e però ecco, dobbiamo farlo in una condizione di sostenibilità da una parte ambientale e dall'altra anche sociale. Sentivo parlare prima nell'introduzione di transizione giusta, no? E credo che le sfide che abbiamo davanti, sia rispetto alla transizione ambientale ed ecologica, ma dall'altra anche quella digitale e tecnologica, possiamo
vederla solo in un contesto di transizione giusta per evitare che ovviamente ci siano delle ripercussioni importanti dal punto di vista occupazionale e sociale. E proprio perché, per rifarmi alla prima domanda, quella di difendere i servizi pubblici, li possiamo difendere anche in questo modo qua. Perché sennò il rischio è che si può correre quello di un impoverimento generale delle comunità in cui viviamo, e quindi mettiamo a rischio anche gli stessi servizi pubblici. Entonces, la defensa del medio ambiente es muy importante. Nosotros no somos entre los que están negando que hay un cambio climático y los efectos lo estamos viendo todos. Y tenemos que enfrentar esta nueva situación, tanto protegiendo el medio ambiente, pero también sin perder de vista la parte social, como se hablaba en la introducción, que sea una transición también justa, entonces que se puedan mantener prioritarios los dos temas, tanto de la defensa del ambiente cuanto de la protección de los trabajadores y de la parte social de esto. Y ese tema está muy relacionado también con el tema de los servicios públicos, que pueden ser de trabajar juntos con la transición ecológica para mantener el estado de bienestar de las comunidades. Yo creo que en este contexto el rol de Europa sea fundamental. Como hemos visto durante la pandemia, che per noi è stata un'esperienza, diciamo così, una prova molto forte, che però ha trasformato anche la nostra Europa, no? Eravamo abituati ad un ruolo europeo caratterizzato dal rigorismo, da politiche economiche, diciamo, rigide, che prevedevano il rispetto di parametri di un certo tipo. La pandemia è riuscita, in questo, pur nella sua tragicità, è riuscita ad invertire questo ruolo e far sì che l'Europa acquisisse un ruolo più sociale e più, diciamo, disponibile ad interventi, diciamo, unitari a livello europeo. Io credo che, ecco, su questo dobbiamo provare a continuare su questa strada ed evitare, come diceva Ismael, di dimenticarci di quell'esperienza che ha formato e ha dato dei diciamo così, dei contesti nuovi alla nostra Europa, diciamo, più solidali. E per supuesto, la transizione giusta si tiene che enfrentare, tiene che essere un tema europeo, perché l'Europa in questo caso nos può aiutare a tutti i paesi a asumir una dirección, asumir unos retos, y así como ha sido lamentablemente durante el periodo trágico de la pandemia, que donde la respuesta de la Unión Europea ha sido una respuesta diferente a las crisis anteriores que hemos vivido, y ha sido una respuesta positiva en el sentido, y también la gente ha percibido finalmente que la Europa junta puede reaccionar en forma positiva y ayudar realmente los ciudadanos y las ciudadanas de nuestros países. Y lamentablemente, como también antes decía Ismael, parece que nos estamos olvidando de las cosas positivas que se han hecho para superar algunas crisis, como ha sido la pandemia, y algunos quieren volver atrás. En cambio, tenemos que seguir adelante, porque esta es la dirección también de una Unión Europea que sea más propositiva, más cerca a los ciudadanos, más cerca a los trabajadores, y que pueda proponer una visión diferente del. Credo che noi parliamo spesso anche in Italia, ci appassioniamo molto quando ci sono le nostre elezioni politiche nazionali o amministrative, ma credo che l'appuntamento dell'estate prossima, delle elezioni europee del 2024, sia fondamentale per il futuro di ogni comunità. Sappiamo quanto le decisioni che vengono prese in Europa, noi oltretutto io e Ismael siamo stati anche insieme
pochi mesi fa a Bruxelles sono fondamentali per la vita di ognuno di noi. Quindi questo appuntamento europeo delle elezioni europee di giugno 2024 sarà fondamentale per poter garantire speranza e futuro a tutti i cittadini europei. E por supuesto también en Italia nos emocionamos más cuando hay elecciones locales o municipales o de la regionales o del Parlamento. Per la elezione del governo italiano e olvidiamo un poco le elezioni europee, però come si diceva anche all'inizio, in cambio le elezioni europee sono molto importanti, fondamentali, perché è lì, come si dice, che sale le direttive, dove ha maggiore influenza a nostri paesi e a nostre città, e quindi la partecipazione alle elezioni europee deve essere un momento decisivo e molto importante per il nostro futuro, perché sappiamo, e hanno stato juntos anche Filippo e Ismael hace unos meses in Bruxelles, sappiamo che molte decisioni si toman hoy en día se toman in Bruxelles e molte decisioni che vanno a influenzare anche il nostro quotidiano.